una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ciao ragazzi, scusate i miei capelli, ma tirano in ogni dove oggi. Ok, benvenuti in questo nuovo video Back to School. Andremo a vedere altri acquistini fatti per la scuola, per l'ufficio, per la casa, insomma, però sempre niente al Back to School. Tiro di queste cose, non sono tantissime cose, ma sono le ultime, ragazzi. Poi stop. Allora, iniziamo subito. Sono alcune cose prese da Eurospin, altre prese da Iper, la grande I. E non vedete niente, no, tiro fuori tutto qua ragazze perché non voglio fare casino di sacchetti sacchettini durante il video. Allora iniziamo con le cose dell'Iper. Ho qua i prezzi e Eurospin più o meno me li ricordo io. Allora, prima cosa ho preso questa che è la sì, sempre della Prilt, quella per i muri. La, non mi viene, oddio, vabbè, avete capito, la colla, quella che attacchi le cose al muro. E non l'ho presa ovviamente per il Back to School, mi serve però per le unghie quando faccio le tip, però può essere sempre utile per il Back to School, anche perché lì era nel Back to School. Poi ho preso una confezione di matite molto semplice, molto sobria, che è questa qua, che sono in assoluto le mie matite preferite, ragazzi, queste per scrivere, perché sono super morbide e sono quelle che hanno la mina che non si rompe. Io ho sempre adorato queste matite, non so se sono ancora così, ma quando ero più piccola queste sì, riuscivo a piegarle, cioè erano flessibili e mi piacciono un casino. Questa confezione è da 10 matite HB ovviamente, e sono quelle che non si rompono le mine. Io consiglio sempre queste per scrivere o altro, perché se cadono, ragazze, le matite cadono, non si rompono. Queste le ho pagate, allora, ok, le ho pagate 2,49. Poi ho preso questa confezione di Sharpie, ragazze, perché la pastello, cioè la posso lasciare io pastello. Sharpie S Nude, sono appunto colori pastello e qualcuno mi aiuta, non la doppia punta, no, è perché qua, vabbè, boh, adesso vediamo la punta, li provo ad aprire, sono questi qua. Perché io ho guardato sotto e vanno la punta normale degli Sharpie, ma sopra c'è un'altra punta. What? Allora, gli Sharpie li ho pagati 3,99. Allora, le colorazioni sono queste quattro qua. Abbiamo un verdino, un azzurrino, un polenta e un rosa. La punta è, oddio, la punta è così, ma perché è così? Cioè vedete che qua in basso era una punta normale, vabbè, non lo so, forse perché li potete usare come evidenziatori, non ne ho idea. Comunque fa niente, va bene, se volete scriverli ci può scrivere anche con questi, infatti sono Yes Note. Vabbè, questi Sharpie qua. Poi ho preso questo set di gommine della Mitama perché erano troppo carine e hanno le faccine, sono tutte color pastello con tutte le faccine diverse, con tutte una scritta diversa, ad esempio questa è Sweet, questa è Crazy, Cool, Enjoy, molto carine. Il set delle gomme l'ho pagata 3,19. Multipack gommini. Ah no, queste l'ho pagate 2 euro, scusatemi, 2 euro queste. La Pritta l'ha pagata 3,19. E niente, sono molto carine, dice che sono flessibili, vedete qua che la torce. E niente, queste gommine.
Poi ho preso questa. Non ne avevo bisogno perché ne ho già tantissime di questi qua multicolor, ma ragazzi, c'è l'unicorno. Allora, potevo io lasciargliela lì? Anche no. Insomma, c'è l'unicorno. E l'ho presa, ragazze. Questa qui è costata 3,99 della Bic, la solita penna a quattro colori, molto molto carina. Poi, ultime due cose acquistate da Iper sono stati questi due quaderni di Chiara Ferragni. Erano l'unica cosa, tra virgolette, abbordabile perché costavano 1,80, visto il resto. Da Iper costavano un botto, costano meno su Amazon, sono sincera. Un quaderno tipo l'astuccio, il diario, quelle cose lì. E ho preso ovviamente tutte e due nelle due colorazioni con la loro cagnolina, che adesso mi sfugge il nome, non me lo ricordo. Comunque è una bulldog francese, uguale alla mia, quindi ho preso queste due a quadretti perché sono carinissimi. Mi piace proprio il bulldoggino, è davvero carino carino. Ho preso i quadretti grossi con margine, davvero carina, molto molto belli. E questi lo so perché li ho pagati 1,80 euro l'uno, giusto? 1,89 euro, sì. Arriviamo alle cose di Eurospin. Allora, ho preso questo pacchetto di penne della Pilot, che sono le Pilot B2P Eco Ball. Praticamente sono fatte con plastica riciclata e ce n'è uno in più. Quindi adesso vediamo come sono, sfrontiamole, perché io dentro ovviamente non le ho viste. Ce n'è una nera, una blu, una verde e una rossa. E sono veramente carine, guardate come sono cicciottose. Allora, si vede che è una plastica riciclata perché sul verdino, ma sono davvero carinissime perché sono molto cicciottose, belle da impugnare. No, mi piacciono, dai. Appunto, abbiamo i quattro colori, proviamo a scrivere un secondo con una. Super super scorrevole la scritta, ragazze, mi piace moltissimo. Bene bene bene. Allora, queste sono costate in realtà un bel po', nel senso che queste costavano 4,99 il pacchetto, proprio perché sono riciclate, bla bla bla, quindi sono molto molto carine. Poi ho preso questo sempre perché la mia cagnolina, la bulldoghina francese, non c'era il Jack Russell, se no avrei preso il Jack Russell, ma quando ho visto loro mi sono innamorata. Io adoro, sono bellissimi i cuccioli. E ho voluto prendere questo qua bianco. Se ricordate, io l'anno scorso ne avevo preso uno nero con un bulldog nero sulla copertina. Adesso l'ho voluto prendere questo qui, molto carino. I quaderni d'anello li uso tantissimo io, sia per documenti, per schedare, per qualsiasi cosa, quindi l'ho voluto prendere. Questo è costato 2,49 euro, non tantissimo. Arriviamo alle tre cose un po' più succulente, sempre da Eurospin. Ho preso il set dei tratto video. Io ho dei tratto video, ma non li ho tutti. Se non sbaglio, ho il verde, il rosa e forse l'arancio. E sono davvero carini perché sono quelli con le emoji. Emotion, come le chiama lui, sono gli otto colori: giallo, arancio, arancio più scuro, rosa, viola, azzurro, verde e è un verde lime, questo tipo. Davvero davvero carini. Io in quanto a tratto di evidenziatore fluo, io preferisco nettamente i tratto video perché sono più intensi. Proviamo questo arancione scuro. Si tira un po' sul rosa, molto carino, molto molto carino. E quindi questi sono gli evidenziatori. Se non sbaglio, questo pacco è costato 3,99 euro, dovrebbe essere 3,99 euro. Ragazzi, andate da Eurospin perché ci sono veramente tante cose. Ci sono evidenziatori, penne, quaderni, astucci, pennarelli, di tutto e di più. Ora, ovviamente non ne avevo bisogno, ma tu che fai? Lo vedi a 4 euro? Che fai? Lo lasci lì? No. Quindi mi sono presa un astuccio della K, ragazze. Ci sono sia così a bustina che quelli tipo a tre con scomparti, proprio per i bambini un po' più piccoli. Ragazze, ma guardate quanto è bello! È pieno di glitterini. È fantastico. Potevo io mai fare un'eresia e lasciarlo lì? Ma anche no.
dentro ovviamente c'è la carta, togliamola perché tanto lo userò, e questo è l'astuccio in sé per sé, molto carino, capiente, capiente il giusto secondo me, e wow, 4,49 euro se non erro. Ultima cosa che potevo benissimamente evitarmi, ma che fai, non li prendi tu, malata, malatissima, malatissima, malatissima? Set di evidenziatori da 24 evidenziatori, pastello e fluo, l'ha fatti. La Eurospin le aveva già fatti, però erano tipo 10 evidenziatori. Adesso ho fatto questi qua, simili, comunque quelli un po' più fini della Stabilo. Li ha fatti così, con loro, in realtà non hanno un sostegno, hanno il piattino dove si poggiano, adesso vi faccio vedere. Se li riesco a tenere... È un vassoio che deve uscire. Aspettate ragazzi, perché qua la cosa si complica. Ok, devo tagliare lo scotch di qua, altrimenti non esce. Ok, andiamo a vedere. È praticamente un vassoio che esce fuori, esatto, cioè questi ve li dovete tenere così per essere fighi al massimo. Guardate che belli, ma poi sono dei bellissimi colori, guardate questo verde. Sono la marca e la Studio Lab, quella dell'Eurospin. Andiamo a vedere proprio qualche colore. Io andrei a vedere questo bellissimo verde, bella punta, sarà un verde bosco. Oh mio Dio, bellissimo, e ha un po' di ottanio all'interno, molto bello. E andiamo a vedere quel lillino lì e quell'azzurrilla lì che mi ispirano di brutto, questi due di pastello. Questo è un lilla normale e questo qua, guardate, due tonalità di viola. Bellissimi, sono contentissima di sto acquisto. Questi sono quelli che sono costati un pochino di più, perché questo set costava 9,99 euro, però ragazze, 9,99 euro avete 24 evidenziatori. Pensate che quelli della Stabilo sono comunque tipo 26 se non sbaglio, 28 non mi ricordo ora quanti sono, e costano 30 euro, minimo 26 euro li trovate, tipo lì per stavano a 26, no? Al libraccio che è una libreria l'ho trovati a 24, però comunque ragazzi, cioè 9 euro, correte perché sono proprio belli. E niente ragazzi, questo era tutto il mio video haul back to school, spero che vi sia piaciuto, un bacione, ciao ragazze. Ok, piccolo spezzettone di video nuovo, vi ricordate che 2 secondi fa vi ho fatto vedere questo astuccio? Ovviamente oggi è un altro giorno, vi ho fatto vedere questo astuccio bellissimo che ho preso a lavoro. Beh, è arrivato lo zaino, ragazzi. Non mi serviva, cioè no, aspetta, no, mi serviva, cioè potevo evitare, forse sì, però mi serviva uno zaino, ne ho due, allora uno non so più dove è finito, che era quello che avevo sopra io, l'avevo comprato uno o l'anno scorso o l'anno prima, che però era sempre simile ISPAC, cioè con un solo tascone e la taschina davanti, ne volevo un altro con almeno 2 tasche e la taschina davanti. Sono arrivati. Che fai, non lo prendi abbinato? Raga, allora, diciamo che come grandezza sono più o meno come gli ISPAC, solo che appunto hanno 2 tasche, più la taschina davanti, e ragazzi, costano 19,99 euro. Fate voi se non convengono. Allora, ve lo faccio vedere. Il taschino davanti, tra l'altro, è gigante. Vi apro bene lo zaino così ne capite la profondità, la grandezza e tutto quanto. Allora, visto di fianco, ovviamente vuoto, è così. Raga, ma tutti questi brillantini, volevamo parlare. Hai 2 taschini sui laterali, sia da una parte che dall'altra, per le borracce. Poi hai il tascone gigante davanti perché è veramente enorme. Poi appunto ha una zip qua. Così. Ok. E l'altra, la più grossa, dietro. Io la volevo proprio così. E questa dietro. Lo schienale è bello imbottito e anche i manici sono abbastanza imbottiti. Devo dire che ho fatto veramente bene. Però comunque della K, quindi comunque è di marca.
ovvio che si è fatto bene, ma ragazze, mi ha letteralmente, guardate quanti brillantini, come sbrilluccica. Potevo evitare, sì, ma non ce l'ho fatta, anche perché comunque ve l'ho detto, volevo uno zaino così a doppio scompatto e ora ce l'ho. È bellissimo e appunto ragazze, solo 19,90 €, ripeto, solo 19,90 €. E mamme che voi state cercando i zaini per i vostri figli, tranquillamente questo zaino per una bambina di quinta elementare, medie e superiori, perché comunque ci sono tante fantasie, e superiori, forse le medie non so se per tutte le tre anni va bene, perché le medie fanno portare sempre un macello di libri, non so se è ancora così, però sicuramente superiori sì ragazze, c'è cioè, tantissime fantasie anche meno sbrilluccicose come questa, però francamente viva lo sbrilluccicoso. E sapete benissimo quanto costano gli zaini, io sono andata l'altra volta con mio nipote, 60-70, cioè alcuni 100 e passa €, boh, ero sconvolta dai prezzi degli zaini, comunque ve lo straconsiglio. Viva Eurospin! Ciao ragazzi, a proposito, viva Eurospin!